Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre Giulio di Muscolo e Vita, sono andato su per iniziare questo vlog. Sarà un vlog tranquillo perché sto provando a reverse engineer il contenuto sul canale. Che cosa vuol dire? Sapete che sono un ingegnere, quindi sto provando a capire quali video vanno meglio sul canale per poi alternarli, perché per provare a piacere a tutto il pubblico che ho qua su YouTube. E quindi cosa vuol dire? Proverò a mettere dei video informativi, il ritorno alla ricerca scientifica che a molti di voi vi piace, ma la maggior parte aspettate questi vlog, quindi dovrò per forza di cose fare un mix di entrambe le cose. C'ho gli occhi chiusi, ma non perché per qualche strano motivo, ma perché la luce è veramente abbagliante. Comunque, questo sarà un vlog tranquillo, andremo in palestra, vi faccio vedere quello che mangio, ci facciamo una piccola chiacchieratina alla fine, quindi mi raccomando, rilassatevi, lasciateci un bel like se vi piace, iniziamo. Protein oats, qui dentro come avete visto ci ho messo 85 grammi di fiocchi di avena, non importa se sono grandi o piccoli, vedete voi un po' di preferenza, e ci ho aggiunto uno scoop di quel Impact Whey di My Protein Natural Chocolate Flavor. Di solito vado con i gusti più naturali perché gli altri sono un po' chimici e non è che mi piacciono così tanto. Comunque ne ho fatto un bel po' perché poi dovrò andare a tagliarmi i capelli e poi faccio allenamento in palestra. Dato che non mangio niente appena prima della palestra, ho deciso di farmi un pasto un pochino più consistente, magari un'oretta prima. Passo per il workout, questo è veramente perfetto, vi consiglio di testare voi se vi piace più avere, che ne so, un frutto, una banana e magari, che ne so, della fesa di tacchino e un pochino di pane, oppure se vi fate questi protein oats, dovete un pochino testare e vedere in pratica, in palestra, quanto forte riuscite ad andare. Vedete voi, io vi do degli spunti, ma dovete vedere voi in pratica. Me la godo perché, mamma mia, buonissima. E dai, abbiamo pure un motorino qua a Barcellona. Bomba! Eccoci quindi con la sessione pull di forza, dove alleniamo sia la schiena che i bicipiti che il rear delt con qualche movimento di forza, in cui il carico è più o meno l'80-85% del massimale. Le ripetizioni sono tra le 4 e le 6 ripetizioni, con almeno 2 minuti di recupero tra ogni serie. Primo movimento ho iniziato con un row, questo è il seated cable row, e lo sento benissimo, per questo motivo lo sto facendo. E ovviamente potete decidere voi se volete fare col cavi, se volete farlo col manubrio, col bilanciere. Io faccio il row perché fa soprattutto lo spessore della schiena. Poi passo al secondo movimento, questo è il movimento dove veramente sto attento a progredire col carico, e questi sono i neutral chin-ups. Se vedete ci ho aggiunto 25 kg mi sembra su questa catena, questo è l'accessorio che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, che mi aiuta un sacco. Perché? Perché potete progredire facilmente, perché ogni volta aumentate, se state usando i piatti aumentate i piatti o i dischi, oppure potete aggiungerci anche lì, come vedete, il manubrio. E ho fatto, mi sembra, con 25 kg ho fatto 4 serie da 5 ripetizioni. Questo è veramente un esercizio tostissimo e che penso veramente che è ciò che mi ha fatto crescere molto in larghezza della schiena. Passo poi al primo movimento per i bicipiti, nuovo movimento, non penso che l'ho mai portato sul canale, si chiama il Bayesian Cable Fly. E questa, cos'è la cosa importante di questo esercizio? È che il tension curve dell'esercizio matches perfectly, quindi è un perfect match per il nostro strength curve. Che cosa vuol dire? Che in questo caso con i cavi la tensione sul bicipite è costante throughout tutto il range of motion, quindi per tutta la contrazione, sia quando state con il braccio teso e fino a quando il braccio è contratto oltre i 90 gradi. E questo magari con i manubri non lo trovate, perché con i manubri la parte più difficile è quando state col braccio teso ed è sollevare quella parte iniziale del movimento. Oltre 90 gradi poi non sentite più niente, non faticate più. Con i cavi invece per tutto il range of motion c'è una tensione costante. Qui un altro esercizio per la schiena, questo si chiama il kayak lat pullover. Ragazzi, 2 giorni sono passati da questo allenamento e ancora i lats che mi fanno male cane. Per quale motivo? Perché qua stiamo sovraccaricando, stiamo allenando il nostro muscolo attraverso tutto il range of motion, quindi tutto l'arco del movimento che riesce a fare. Come vedete, vado prima a destra, poi a sinistra, così che veramente mi concentro sulla contrazione
di un singolo lat alla volta, e questo lo trovo un movimento spaziale e sicuramente inizierò a farlo molto di più nel mio allenamento. Per ultimo, ho fatto un altro esercizio unilaterale per i bicipiti. Per quale motivo faccio l'unilaterale? In realtà è se voi avete una disparità tra le due braccia, io purtroppo di cose ce l'ho perché il mio braccio sinistro l'avevo rotto un po' di tempo fa, ho deciso, sai cosa? Dato che questa è la mia improvement season, faccio un nuovo lean bulk, provo a mettere su massa, prediligo i movimenti unilaterali, così vediamo se poi per l'estate prossima, l'estate 2019, quando cut back down, quando riduco la massa grassa, voglio vedere se ce l'ho fatta a far portare avanti, a far recuperare anche la parte sinistra che è un pochino sta indietro, devo dirlo, perché appunto, essendomelo rotto, non riesco a supinare completamente, quindi per ovvie cose, se io faccio magari un barbell curl o faccio dei movimenti che usano bilaterali, che usano entrambi i lati, il lato che domina dominerà per sempre. Quindi per cosa faccio? Faccio questi unilaterali e provo a vedere se ci sono miglioramenti. Qua sto facendo questi shrugs con la corda, anche qui si può alternare con i manubri o col bilanciere o la corda. Spero vi sia piaciuto il voiceover, ragazzi. Godetevi il resto del video, mi raccomando, lasciateci un bel like se vi piace. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ok, raga, appena finito l'allenamento, vi faccio vedere un piccolo physique update per l'inizio di questo bulk. Questo è sotto una buona luce, addominali, petto, braccia, schiena. E niente, ditemi un po' cosa ne pensate. Ovviamente, come vedete qua, non è che c'ho troppa ciccia, però ovviamente col bulk inizierò a mettere su un pochino più di ciccia, e questo è abbastanza naturale. Che altro? Niente, l'allenamento è stata una bomba. Pre-workout, ragazzi, se siete oltre il primo anno di allenamento, ve lo consiglio. Se non avete mai provato a prendere un po' di caffeina pre-workout, vi dà un kick assurdo, quindi se state oltre il vostro primo anno, siete già intermedi avanzati, ve lo consiglio. Altrimenti, primo anno, sti cavoli, se volete vi fate un caffè, ma se no andate naturali con un bel pasto pre-workout come vi ho mostrato. Questo è il fisico per l'inizio di questo bulk e ora ce ne torniamo a casa e ve ne parlo un pochino più nel dettaglio. La spesa, ho preso prima di tutto un bel po' di sushi, questi sono oltre 300 grammi, proteine, carboidrati, grassi buoni dal salmone. Sono andato a prendermi delle pesche ovviamente per un pochino di frutta. Mi sono preso il solito tacchino, questo dovrebbe avere 20 o 30 grammi di proteine per 100 grammi, pazzesco come snack. E per ultima cosa dei pomodorini. Ok, pasto rapido post workout. Qui abbiamo il piatto dei micronutrienti, o a me piace chiamarlo così. Ci abbiamo due carote là, una pesca nettarina tagliata e 125 grammi di questi pomodorini. E invece di qua sono i piatti di macro, ovvero una fetta di pane e dei grissini integrali per un pochino di carboidrati. Questi sono 75 grammi di fesa di tacchina. E qui invece mi sono fatto il nostro guacamole che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Metto i grissini nel guacamole, così che colpisco proteine, carbo, grassi e anche micronutrienti per la salute. Ma guardate quanto sta piove! Madonna! Ah, allora, eccoci alla porzione informativa di questo video. Voglio parlarvi esattamente di cosa faccio sia per l'allenamento che per l'alimentazione in questa nuova fase di lean bulk, quindi di presa di massa muscolare magra. Cosa faccio per l'allenamento? Continuo a seguire il mio programma push pull legs forza, pausa, push pull legs ipertrofia, pausa, eccetera, eccetera. Quindi queste 6 volte a settimana del programma Trasformazione Giulio che ho messo sul mio sito. Ovviamente, dato che lo sto facendo comunque da qualche mese, 2-3 mesi, ho variato un pochino di esercizi. Sto molto attento, soprattutto i primi esercizi, come avete visto, weighted chin up, seated row, queste cose qua, a tracciarmeli, quindi me li scrivo giù e voglio progredire col passare delle sessioni, col passare delle settimane, col passare dei mesi. Ovviamente dipende, se sei principiante puoi progredire magari ogni settimana. Io personalmente sono comunque intermedio, in fase avanzata, ma non proprio ancora intermedio, direi ancora 1 anno o 2 anni intermedio. Sto monitorando molto attentamente la mia presa e il mio sovraccarico progressivo nelle diverse settimane.
magari aumento il carico ogni 1 o 2 settimane. Detto questo, questo è il mio allenamento. L'altro aspetto forse diverso dal solito è che il resto del mio allenamento è abbastanza autoregolato, quindi non sto seguendo nessun tipo di periodizzazione, però sto usando questa autoregolazione per vedere come mi sento io me stesso, come sento il mio fisico durante l'allenamento, per vedere se voglio aumentare un pochino l'intensità, aumentare un pochino il volume, oppure se voglio ridurre un attimo questo volume. Questo si chiama l'autoregolazione e per lifter con anni di esperienza in palestra, ricordate, questo è il terzo anno mio fatto bene seguendo la scienza, va anche bene. Infatti ci sono degli studi scientifici che dimostrano che con l'autoregolazione si può crescere almeno tanto quanto con un programma ben strutturato. Quindi voglio provare questo perché sapete, con i miei clienti, coaching online, con voi, prima io testo su di me, vedo la scienza, testo su di me, vedo come mi trovo e poi ve lo riporto. Quindi questo è un esperimento che sto facendo quest'anno che non ho mai fatto in passato. Traccio i miei lift principali, devo essere sicuro di progredire, se non progredisco c'è qualcosa di sbagliato col volume, devo aumentarlo, devo diminuirlo, quella è la cosa principale. Poi il resto degli esercizi mi faccio un po' più di pump, un po' di autoregolazione, vedo se fare 3, 4, 5 set, eccetera, eccetera. Questo è per quanto riguarda il programma di allenamento. Programma di alimentazione. Come vi ho detto, ho impostato le calorie tra le 2700 e le 2800 calorie. Ovviamente questo aumenterà col passare delle settimane, dato che io voglio più o meno prendere massimo 1 chilo al mese. Quindi aggiusterò le calorie. Molto spesso ogni mese devi aumentare un pochino, perché magari arrivi in una fase di stallo, il peso non aumenta più. Cosa faccio in termini di mini cut? Questa è un'altra domanda. Che fai se diventi troppo ciccione? Io vi consiglio di rimanere comunque nella fase di presa di massa di almeno 6, 7, 8 mesi. Questa è per restare il più tempo possibile in una condizione anabolica che per noi natural ci aiuta veramente. Quindi restate così tanto. Cosa vuol dire? Che voi, la vostra percentuale di body fat, dovreste restare tra il 10 e il 17% di body fat. Non volete spingervi troppo oltre, perché se no iniziate ad intaccare i vostri ormoni e, la cosa più importante, magari il nutrient partitioning, ovvero la proporzione di massa muscolare che mettete col surplus rispetto alla massa grassa, peggiora quando diventi un pochino più cicciotto, quindi tendi a mettere più massa grassa rispetto alla massa muscolare. Quindi questa è una cosa importante, ti puoi mantenere tra quell'11 e il 17%. Cosa vuol dire? Che magari per me, se riesco a farlo lentamente, non avrò bisogno di un mini cut, ma molto spesso magari mi ritrovo dopo 2-3 mesi che sono diventato un po' cicciotto, quindi magari un mini cut di, che ne so, 3-4 settimane va anche bene, ma non è una cosa che devi vedere tu individualmente se questo ti aiuta oppure no, se questo funziona per te oppure no. Se sei super definito, puoi continuare a fare la tua presa di massa per, non lo so, un anno, quello che è. Quindi, alimentazione 2007-2008 che però aumenterà, proteine provo a colpire 1,8 grammi per chilo corporeo, quindi quello magari è un pochino meno di 150 grammi di proteine al giorno, per ora mi sto trovando molto bene. Se vedo che mi serve più proteine, ho più fame di carne, ho più voglia di queste cose, aumenterò anche qui. Ma se state fra 1,6 grammi per chilo corporeo e 2 grammi per chilo corporeo, state a posto secondo la scienza e sto vedendo anche questo in pratica. Carboidrati aumentati a 350 grammi, ma non mi spingo oltre. In passato arrivavo anche a 400-500 grammi di carboidrati, con i grassi bassissimi ai 40 grammi per mantenere appunto i livelli di ormoni, soprattutto di testosterone, comunque sani. Invece, cosa faccio questa volta? Ho i carboidrati limitati a 350, magari mi spingo fino a 400, mentre i grassi li ho aumentati parecchio, quindi sono molto oltre i 40 grammi, spesso 65, 70, a volte anche 80, a volte mi spingo anche a 100. Vedo anche quello un po' di autoregolazione, dato che ho un po' di esperienza, lo faccio, ve lo dico a voi solamente che così sapete quello che sto facendo. Se siete principianti, vi consiglio di seguire un macro split molto molto più giusto. Se usate il calcolatore macronutrienti, come sapete, ve lo calcola anche per voi. Questo per quanto riguarda l'alimentazione, dieta flessibile, 80% di cibi non processati, cibi, cioè comunque che fanno bene alla salute, che tu quando guardi diresti questo è salutare, e io ci metto anche qua dentro la pasta, il pane, la pizza se fate in pizzeria, quello è comunque cibo buono. E invece 20% di cibi che mi aiutano con la costanza, che è fondamentale, quindi magari del cioccolato nero o che ne so, magari dei popcorn al caramello, questi snack un pochino che cosiddetti cibi cattivi, ma che cattivi non sono se rientrano nella vostra dieta flessibile, anzi vi aiutano a essere più costanti, vi aiutano ad avere un buon pump e vi aiutano a rimanere sani mentalmente, perché se volete competere, fare bodybuilding competitivo, ok, allora magari dovete limitare i cibi, ma se sei come me, siamo studenti, abbiamo una vita cazzo piena di roba, cose sociali, allora che senso ha limitare tutto? Quindi mi permetto appunto questo 20% di cibo. E questo è per quanto riguarda l'alimentazione. Bevo magari
3-4 litri al giorno, a volte di più se mi sento che ne ho bisogno, anche 5 litri va benissimo bere se fate sport. Cardio in questo momento non ne sto facendo, se lo includo ve lo farò sapere. Caffeina comunque limitata al pre-workout e massimo un altro caffè, non voglio andare oltre i 400 mg di caffeina in una giornata, se no non dormo più. Niente, penso che queste siano le regole principali sia per quanto riguarda la mia fase di massa, alimentazione e di allenamento. Se vedo che non riesco a progredire su alcuni esercizi, ci aggiungo delle variazioni, ma mantengo la stessa scheda almeno per le prossime 8 settimane. Ogni 8 settimane mi faccio una settimana di deload week, ma questo ne parleremo più in avanti. Detto questo, voglio finire qua il video che è già troppo lungo, mamma mia, parlo troppo con queste cose. Però fatemi sapere se vi piace anche queste versioni più lunghe, raw, informativi, che magari aiuta un sacco di voi. Detto questo, io vi chiedo una cosa, lasciatemi un commento che sapete che siete il mio ossigeno, per favore, perché se non leggo i commenti mi sento che nessuno guarda questo video. Lasciateci un bel like che mi aiuta un sacco e condividetelo se volete condividere, ovviamente mi aiuta. Iscrivetevi, quello era un lampo, raga. Iscrivetevi se siete nuovi. Io vi ringrazio come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.